Allora, benvenuti all'Hokusai Bar con DB. Siamo qui con l'Hokusai Bar, che sono io poi in realtà. Questo canale ha pochi lavoratori, non so, gratuiti poi. Qualcuno aveva scritto che sì, ora fra poco questo è l'ultimo mese. Sì, buonasera. Sono la signorina, buonasera. E sono sempre. No, è l'ultima settimana d'agosto, anche quest'agosto ce lo siamo. Io arrivo veramente sfinito. Il mio dramma è che questi 2 mesi non mi sono riposato un giorno, quindi cioè per me è sempre giugno. Tra l'altro è successo, vabbè, cose che capitano. Quindi arriverò al 2 settembre. Cioè, no, io non è che ho rimpianto che sono finite le vacanze, è che non sono ancora iniziate. È il problema che non inizieranno mai su questo vago sospetto. E quindi l'unica vacanza veramente che ho fatto è a parte comprare penne, anche le penne di Diaboliche, e leggere un po' di fumetti. Questa è veramente stata l'unica vacanza che mi sono concesso. E naturalmente siamo con Nathan Never. Nathan Never, sapete tutta la storia, ovviamente, il direttore dell'agenzia Alfa. E in questo volume, no, succede varie cose anche sotto sopra. Spero che domani la copertina sarà di Nardo, suppongo, molto bella. Allora, calmi, tranquilli, non vi affaticate. Buonasera, Nathan Never, buonasera, redattore, hanno cambiato tutto. Responsabili, ah no, soggetto e sceneggiatura Michele Medda, disegni Silvia Corbetta, copertina Giardo. E comunque, vabbè, voglio dire, Corbetta è cioè, il livello di Nathan Never, anche come è ovviamente sempre nello schema grigliato Bonelli, però a volte c'ha delle pagine un pochino più legate, ma anche più moderne con dei limiti, no. Diciamo che Corbetta è brava, Silvia Corbetta è brava, una bravissima disegnatrice, mi piace molto. Suppongo, io non lo so se mi sembra che da un po' sia, boh, non lo so, credo che questi retini siano stati fatti però al computer, però naturalmente mi potrei sbagliare, credo che sia stato lavorato al computer, ma naturalmente oggi è un po' difficile stabilire cosa è umano, cosa è intelligenza artificiale. Chissà se un giorno i fumetti faranno, se l'intelligenza artificiale farà i fumetti, o se i fumetti faranno l'intelligenza artificiale, o se tutte e due faranno un pupazzo di neve, non lo so, non lo sappiamo. Questo è un canale Graucio, Graucio. E quindi no, bravissima la Corbetta, è brava la Corbetta, Silvia Corbetta, ovviamente è molto brava, quindi anche perché Nathan Never, sì, ovviamente c'ha lo schema classico, però ogni tanto insomma si c'è un po' di cose. E in questo numero, che è molto importante, appare ovviamente un nuovo agente alfa, Dr. Robot, ovviamente i robot sostituiranno i dottori nella sanità. Il problema è che i robot non si fanno corrompere, quindi questo è uno dei problemi. Questo è Diabolik, ma ormai siamo a fine mese. Io ho, tra l'altro, ho anche vari numeri degli Avenger, questo è gli Avenger che non ho parlato, sono rimasto indietro anche con Hulk. E martedì prossimo, io faccio così, non è che, siccome tanto la Bonelli non mi paga, posso. Cioè, mi ho pagato, mi ho dato soldi, non mi avete dato niente, quindi posso un po' andare di palo in frasco, di frasco in palo. No, i disegni di Corbetta sono molto belli, mi piace molto questa disegnatrice. Poi Nathan Never, ovviamente è una storia di, no, non vi spoiler, insomma c'è un'azienda che ha assunto dei robot al posto di dottori umani, e a un certo punto i pazienti di questi robot vengono, muoiono, hanno dei stari problemi. Naturalmente c'è la cattivona, rimanda una Operazione Noa, che deve essere il numero 333, non mi ricordo. Ora io non me lo ricordo bene quel numero, quindi poi sai, leggendo anche i vari fumetti, però
La cosa principale è che questa gente, gente super come me, insomma, quando super addestrata, sono di quegli agenti che, oh, cavolo, anche lei ha un oscuro, tutti hanno un oscuro passato, non vi faccio lo spoiler, insomma, di solito sono sempre problemi familiari, ecco, quelli che hanno. Non voglio farvi, però parte tutto, però anche lei. Tutti abbiamo lo scheletro nell'armadio. Io ho l'armadio nello scheletro, che è un po' difficile levare un armadio da dentro uno scheletro. No, sono battute demenziali. No, non mi sento molto in forma ultimamente. E la settimana prossima torno a scuola. Torno con le solite riunioni con i colleghi. Come sono andate le vacanze? Devo dire di merda. No, però, bello, mi sono divertito. Mi sono proprio divertito. Sono stanco molto. Fatto anche i lavori in casa, quindi ho fatto tutto. Ma meno male ci sono i fumetti. No, la storia è molto bella. Cioè, ovviamente il tema della sanità, i rapporti padre e figlio, c'è ovviamente l'ex Weber. Questa mi ricorda la Williams, la tennista, non mi ricordo come si chiama, Serena Williams, quella famosa tennista di colore, non so come si chiama. Forse Serena, sì, che in questo caso è la super cattiva che cercherà di. C'è ovviamente smercio di pillole, spacciatori, di tutto, di più, insomma, è un numero che, vabbè, Dio sia il capolavoro, però ripeto quello che dico sempre nei miei video, che insomma, Nathan Neve è tra i fumetti è quello un pochino più, cioè rispetto, cioè se dovessi tagliare Zagor, se non ho comprato lo speciale Zago, che è uscito uno sempre 8,50 euro, ma insomma io i Zago è già tanto che compro quello mensile classico, che già mi sto scocciando di quello. Questo è un paperino che ho preso al mare, ma non ho parlato di paperino. C'è una bella storia anche questo, il paperino. La storia più bella è le vacanze in cartolina, che deve essere di De Vita. De Vita è stato un grandissimo disegnatore. Ma vabbè, questi sono io al mare ci sono stato 3 giorni, ma per motivi personali, non neanche visto l'ho vista di lontano la spiaggia. Mi sono detto, c'è una spiaggia, c'è il mare, le onde, mi avevano, che poi il mare è sempre infido e insidioso. E quindi no, non ho molto da dirvi su questo numero, insomma, va bene, nel senso, Dr. Robot, che c'è uno speciale dal 6 settembre. Scusate, Omega, il criminale robot, che mi ricorda qualcosa della Marvel. Omega, avventure, dimmi se soltanto, non c'è scritto. Torna in un unico maxi album la saga che ha sconvolto il mondo di Nathan Neve. Vabbè, non lo so, magari questo ce ne può stare. Prossimo numero, i padroni dei sogni, la Nathan Neve. Io ho il vago sospetto che questa gente Erika. È bello, no, che è di classica, un agente nuovo, femminile, femminista, femminotto, femminosco, nel senso, vabbè, questa Erika ha avuto, insomma, anche lei ha avuto dei problemi, che poi si è arredenta e beve solo tisane, non mangia zuccheri raffinati. Anche io sono sì, alcolista, all'alcolico, astemio, alcolista. No, ma io sono alcolista, cioè, tra l'altro se raccontassi da uno psicanalista i sogni che faccio io la notte, ci potrebbe andare. Ieri abbiamo fatto un video di storia, non di storia, ma di filosofia della storia, nel senso che molto spesso noi abbiamo delle certezze che nessuno ci dà. Avevo citato il caso della sindone, no? Io non so chi l'ha fatta la sindone, non c'ero, però resta sempre un mistero. Qualcuno mi aveva chiesto e poi si è cancellato il commento, ha cancellato lui il commento e non l'ho cancellato. Beh, Antonio è un po' ironico. Diceva, perché non parli di Zecaria Sitkin? E io ho detto, a me, io Zecaria Sitkin ho fatto un video un anno fa, il 12° pianeta, quindi caro, si chiama Claude Martens, poi ha cancellato il commento, perché mi chiama Air Professor, beh, non so se, vabbè, perché tanto non mi pagano. No, io ho già fatto su Zecaria Sitkin, e dopo la polemica del best c'è avuto una polemica. No, polemica, ho avuto un disco. Polemica del best, se lo ricorda il mio video su Zecaria Sitkin, perché avevo detto che, e non ho cambiato idea, che Biglino
ispirazione l'ha presa da Zaccaria Sitting. Guarda, qui non rientra perché poi arriva, ripartiamo tutta la polemica. Io Zaccaria Sitting ho già dato, quindi in realtà nei miei 1780 video c'è di tutto, c'è Gurdjieff, molti, quasi tutti sono di fumetti, no, tutti, tantissimi sono di fumetti, ma questo ovviamente fra 2 mesi, chi è che so. Comunque un fumetto, certo, i fumetti costano 4,90 €, domani forse mi riapre la fumetteria, e ci vorrei un sacco di cose da comprare, ma la Cosmo ti manda fuori, cioè la Cosmo deve fare un mutuo veramente per comprare tutti i fumetti della Cosmo. So, Altai e Johnson 8,90, Braccio di Ferro 8,90, Attualità Nera non l'ho preso 8,90, c'ho il Maestro Zomo, vabbè, cioè nel senso che poi insomma per questo non prendo gli speciali Zago, perché se prendo anche 8,90, 8,90, Altai e Johnson mi piacerebbe finirla la cosa, se il quella al mare, se torna, se torna domani, la settimana prossima è domani, poi non lo so, nel senso che poi veramente il problema delle edicole è un problema per noi lettori fumetti, sta diventando, cioè poi non posso mettere, ma c'ho un'età, non è che posso mettere, cioè, non cerca funghi, insomma. Guarda, forse è meglio le edicole dei paesi, perché qui poi ogni tanto cambia, vai domani edicola, ti chiude. Ci trovi, ma con tutto il rispetto, amore o per fratellanza, per il bengalese che vende souvenir e torri di Pisa, quelle torri di Pisa piccole che a Firenze, mi sembra il simbolo di Firenze, cioè, ma uno, scusate, che viene a Firenze e si compra la torre di Pisa, deve essere un deficiente, come se vado a Venezia e mi compro la torre di Pisa, cazzo, cazzo c'entra? Ricordo di Firenze, sei stato a Firenze, la torre di Pisa la compri a Firenze, che cavolo succede? Cioè, souvenir a capo, poi vabbè, ci sono quelli che poi addirittura comprano i poster dei Vocum Prap messi per terra che rappresentano paesaggi, ma non per loro, ma voglio dire, boh, fatti una mangiata con la pizza, cioè se devi comprare quei troiai lì, ma vatti a mangiare una pizza, fatti un panino con l'Ampredotto, meglio quello, insomma, come souvenir, sicuramente più fiorentino quello della Torre di Pisa. Ma questa è un'altra storia. Quindi no, dicevo che per le cose, sì, le edicole, insomma, quella di Sant'Ambrogio è chiusa da più di un mese perché c'era un palazzo che è cascato, un altro po' ci rimaneva anche là, edicolante, sotto, un cornicione è cascato, quindi è da un mese chiusa. Piazza Repubblica non ce n'è una, ma c'è giusto veramente questi qui, Natalnever, eccetera, eccetera. Devo andare alla stazione, ma mi fa anche fatica andare. Allora, ci andrò domani, su, domani vado alla stazione, cerco di recuperare Dago, Lombardi, boh, non lo so, qualcosa cercherò di fare. Ma a parte oggi facciamo un caldo, cioè nel senso che sì, sta a fine agosto, ma il caldo è... Oggi sono stato a messa, quattro vecchini a messa. Io mi chiedo anche questi, gli apologeti del YouTube, no, contro i cattolici, ma siamo quattro vecchi a messa, dai. Poi non mi sembra che siamo noi che andiamo in giro ad accoltellare la gente. Non mi sembra che siamo i vecchini che vanno a messa la domenica. Insomma, vabbè, la Chiesa Cattolica ha 2000 anni, molte colpe, però veramente il pericolo cattolico mi sembra molto sopravvalutato. Eravamo 20 persone lì. Tra i più giovani ero io, 56 anni, quindi figuratevi. No, c'era anche qualche... Che poi i giovani giovani sono tutti al mare. Comunque torniamo con Natanael che ho già perso, ho già perduto e non farò un video molto più lungo. Ieri ho dovuto, no, perché poi sta sempre i fumetti, no? Anche perché con le edicole chiuse, insomma, un po' diventa sempre le fumetterie chiuse, le edicole chiuse, c'ho questo, poi c'ho, sì, c'ho gli Avenger. In realtà non ho parlato neanche di Hulk, mi piace molto Hulk. Hulk è quella E finale. Questo è un Capitano America che ho recuperato, ma questo è un vecchio numero. Questo non è di Stan Lee, ma non è di uno che mi imitava molto velocemente, molto fedelmente. Era Gil Kane, che faceva, era un po' lo stesso Stan Lee. Niente, questo è Bombi, il Bombi. E questi sono Fantastic Four. Che cosa uscirà? In realtà dopodomani esce
Dopodomani esce che esce, dopodomani esce Spider-Man, spettacolare Spider-Man 27 agosto. 3 settembre uscirà Doctor Strange, poi Devil non è più di Roger Corman, di Frank Miller, questo non è più di Frank Miller, poi usciranno gli X-Men il 17 settembre, Amazing Spider-Man, che sono due Spider-Man. 24 settembre e 1 ottobre esce Warlock. Questo è quello che aspetta un po' più a gloria, ma esce fra Warlock, c'è da aspettare, tutto agosto e tutto settembre, quindi agosto ormai siamo alle porte. Dovrò rivedere i colleghi, fa poco gli studenti, boh, non ho molta voglia di... Sono in una fase, veramente poi è passato un momento, un'estate orribile, quindi non è che mi fa fatica andare a lavoro perché... Ma capite, un anno di fila senza stacchi, nel senso che ci sono anche problemi personali, quindi non è che poi ho passato, ho fatto dei video qui su YouTube, cioè, ovviamente li faccio per divertimento, non li faccio per... Magari parliamo di Paperino, Paperino, questo è uscito a luglio, però vabbè, agosto 2024, Paperino, 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 Paperino è tanta roba. De Vita è... cioè di questo valeva... A me piacciono molto le storie degli anni 70, cioè quando vedo queste scene qui mi si allarga il cuore. Sette passi, dell'81, comunque sì, siamo lì, 70-81, siamo lì ormai. Ma la storia è veramente bella, veramente be quelle degli anni 70-80 di Paperina erano veramente belle, i nipoti, anche disegnate bene, tanta... Veramente mi... Vabbè, fate un po' voi. Comunque, Nathan Never, non... disegnato bene, faccio i complimenti, non credo che guarderò mai questo video, ma Silvia Corbetta, faccio io con Michele Medda, è comunque un personaggio work in progress, insomma, quindi abbiamo un'agenzia, un agente alfa qui che ovviamente dimostra tutto il suo, qui ovviamente c'è un addestramento militare. Mi ricorda che un film telefilm c'era un militare che ha 5 figlie femmine, cosa sì, non mi ricordo com'era. Non mi ricordo il baffetto di questo militare, questo film. Ma questo sarebbe già un'altra storia, non ho molto altro da dire, certamente i fumetti restano sempre la panacea di tutti i mali, non è che risolvono i problemi, ma insomma. Devo scrivere delle cose, ma sono veramente stanco, scusatemi. Sono scivolato, ecco, appunto chiuderò questo video. Appunto, questi effetti speciali, questi sono gli effetti speciali locus ai bar che riesco a fare. Sono proprio video fatti un po' alla... No, oggi... vabbè, no, niente, va. Non ho più voglia di litigare con nessuno, neanche sul web, se non mi... No, cioè potete anche darvi, no, ogni tanto c'è Polenio De Besser che cerca di provocarmi, ma buongiorno mattina. E vabbè, no, vabbè. Ma non c'ho neanche la forza, non devo raccatto l'anima con, tengo l'anima con denti, ecco, veramente so. Pensare un altro anno di... che poi per lo Stato sono giovane, io mi sento vecchio. Ma questa, faccio anche Diabolik, Diabolik, vabbè, Diabolik ho preso una, ecco appunto sempre la mia, perché ogni volta che tocco questo qui sarà tutto molto, cioè nel senso che lo faccio con il cellulare, però dietro c'ho dei libri, se tocco i libri dietro il cellulare swish, però sono degli effetti tutti studiati, voluti, che io ci metto, cioè penso, wow, questo effetto... Bah, siamo arrivati a 1290 iscritti, 90 iscritti, nonostante questi video fatti un po' alla mene peggio, alla mana peggio, siamo a 20 minuti, non ho più altro da dire, questo che vi devo dire? Ecco, appena tocco sopra, switch. Questi effetti speciali sono stati stretti, veramente non ce lo sta, anche il cellulare è stanco, sì, devo mettere meglio il cellulare, però questo crea un effetto... Effetto onda su onda di Paolo Conte. Allora, mi sono tagliato la testa. Vabbè. E comunque chiudo qui e vi auguro la buonanotte perché fino a domani non farò più video, ovviamente. Non farò più video fino a domani, se sono vivo, se non sono vivo, se non mi vedete più, non fiori ma bonifiche bancarie.
opera di bene anche quella. Se volete fare un bonifico bancario all'Ocuse Bar, siete liberissimi, ecco. Ci ammetti la monetizzazione, c'è 1890 iscritti, sia. Pensavo proprio di diventare ricco con YouTube. Mazzola. No, che poi YouTube, c'è gente che poi un po' si monta la testa, nel senso, sì, ora io ho 1890 iscritti, non mi posso, però quando uno c'ha 20-30 iscritti, a volte, non so, si sentono Dio sceso in terra, che viene sul Mosè, su Sinai. Io non so Dio sceso in terra, ecco. No. Volevo fare un video, chiudo, sul libro di Enoch, che non l'ho anche letto, ma quello però è un video un pochino più, dovevo anche trovare un modo che non mi sguisci il telefono. Però ho già fatto ieri un video anche di filologia latina, Tolstoi, Nietzsche, eccetera. Cioè, quelli che poi io la filosofia, beh. Ma questo di Abbe Jacob è un'altra storia.